tassa di soggiorno, balzello o opportunità? A Todi sono in molti a chiederselo. Per gli alberghi è prevista una tassa di 0,50 centesimi a notte per stella, per le altre strutture ricettive è di 1,50 euro al giorno. Per l'associazione I Love Todi, agriturismi, bed and breakfast e affittacamere, le lungaggini burocratiche per il pagamento dell'imposta sono eccessive. Riteniamo che non debba essere un onere aggiuntivo, oltre che per il turista, per noi operatori che siamo costretti a una burocrazia estenuante. Gli albergatori però non sembrano pensarla così. Non ci sono procedimenti burocratici complessi, assolutamente no. Non abbiamo riscontrato problemi nel pagamento, che viene fatto mensilmente. Molti operatori del settore denunciano però una mancata trasparenza da parte del comune riguardo agli investimenti realizzati con i proventi della tassa di soggiorno, introdotta nel 2018. Chiediamo questo dialogo costruttivo da entrambe le parti, sia dall'aspetto amministrativo ma anche privato extraalberghiero. A riguardo abbiamo sentito l'assessore al turismo di Todi, Claudio Ranchicchio. È stato previsto che il 50% fossero investiti in promozione esclusiva per la città, il 50% venisse destinato a un abbattimento del costo della tariffa.